Benvenuti, sono Adriana Zara, insegnante e responsabile didattica di Accademia Italiana Shiatsu Do. Nei precedenti video abbiamo conosciuto lo shiatsu come disciplina bionaturale e visto le tecniche di base, la singola pressione e la doppia pressione con il palmo della mano, con il pollice, l'avambraccio e il gomito, nelle diverse posizioni di Tori e Duke. I due termini giapponesi che significano Tori, colui che pratica, e Uke, colui che riceve. Con me sono presenti David Hirsch e Barbara Farina, entrambi insegnanti della scuola, e chiedo direttamente a David di descrivere l'esperienza. Propongo un trattamento a zone dove andrò a mettere in relazione la parte alta, quella della nuca, con la zona della spalla, della scapola, zona infrascapolare e poi una zona più distale come quella del bacino. Terminerò il lavoro con una tecnica che noi definiamo di armonizzazione della schiena, per cui della zona compresa fra parte alta e parte bassa. Come vediamo, Barbara è già nella posizione semiprona, che è la più adeguata per questa pratica. Adesso sta mobilizzando la spalla con un movimento delicato e profondo insieme, poco visibile dall'esterno. Prende contatto adesso con la nuca e distende in profondità tutta la zona, continuando a livello del bordo occipitale. Già facendo queste pressioni, Tori è in grado di ricevere tanti messaggi della zona. Continua con delle pressioni più puntuali, con il pollice lungo tutto il bordo occipitale, sempre pressioni profonde e concentrate, con un tempo e un ritmo che soltanto Tori è in grado di sentire proprio premendo. In uno di questi punti, queste microzone, si è fermato, è in pressione costante con il pollice e sta premendo in tutto il territorio circostante. Adesso sta lavorando nella zona infrascapolare, dove secondo la cultura cinese troviamo i due rami di Taiyang, di vescica urinaria. È una zona, come sappiamo, di grande accumulo di tensione. Infatti, anche secondo la fisiologia occidentale, in questa zona si esprimono molti trigger point, locus ipersensibili del sistema miofasciale. Adesso, spostandosi, cercando una posizione più coerente, mette in relazione la zona della spalla con tutta la nuca, la zona della nuca. Molto spesso dolori che si sviluppano, che sentiamo a livello della spalla, si riflettono anche nelle zone circostanti, molto spesso proprio nella parte alta. È sempre alla ricerca di quelli che noi chiamiamo ponti energetici, cioè delle relazioni, usando un linguaggio più semplice, che facilitano il processo di cambiamento e che si esprime anche con un grande alleggerimento della tensione e una migliore irrorazione in tutta la zona. Mantenendo una pressione costante nella parte alta, sta collegando anche una zona molto più distante, che è quella del bacino. Continua con delle belle pressioni palmari lungo tutta la zona paravertebrale. Io sto descrivendo dall'esterno tutti questi passaggi. Chi veramente può descrivere l'esperienza sono i due protagonisti, Tori e Duke. In tutte queste esperienze, Uke ha maggiormente la possibilità di sentire la propria potenzialità nel cambiare. Mentre Davide continua con il processo di armonizzazione, come l'ha definito anche all'inizio, nella zona centrale e nell'area lombosacrale, io ne approfitto per salutarvi. A presto da tutti noi di Accademia Italiana Shiatsu Do.